Allora, ciao Giorgio, come stai? Sempre bene tu. Oggi per Accademia. Allora, ricordiamo. Oggi per riappunto, Accademia. Beh, lo dici tu, sì. È una giornata molto triste perché ha perso un grande amico, un grande intellettuale, un grande combattente. E di combattenti di questa stazza, purtroppo, ce ne sono sempre di meno e sempre pochi. Se n'è andato il nostro carissimo amico Nando Ioppolo, veramente ci lascia un vuoto enorme, perché riusciva a spiegare lui certe dinamiche dell'economia, veramente difficile trovarne eguali. Ma noi continuiamo perché lui voleva di non mollare mai, quindi non vince chi prova, vince chi persevera. Quindi il messaggio suo era non mollare mai. Detto questo, tu cosa mi dici? No, guarda che su questa considerazione che tu hai fatto, che non è una considerazione così tanto per dirla, ma è la verità, perché la verità è che vince chi continua su quella linea che ha prescelto. Non gli altri, cioè le cose avventuristiche non portano nessun risultato per nessuno, non l'hanno mai fatto. In politica e nella storia vince solo chi persevera, capito? Certo. Ad esempio, io mi proponevo di parlare di un argomento che ho qui a portata di mano, però ne parliamo già adesso. Questo è un libro di Napoleone, è rilegato perché io i libri che, come voi sapete amici miei, i libri che leggo abitualmente li tengo rilegati. Questo è il libro, pochissimi lo sapranno, pochi sanno chi era Napoleone, ti immagini, in questo paese di ignoranti e cialtroni. Napoleone aveva studiato le opere di Giulio Cesare e aveva scritto un libro, Le guerre di Cesare. Ma noi abbiamo un altro libro, anche questo che io tengo ricoperto, Napoleone e l'Oriente. Napoleone, dopo la spedizione in Egitto, pensò bene di ripetere l'impresa di Giulio Cesare, che in brevissimo tempo dall'Egitto raggiunse la Siria. Ma perché? Ma perché la Siria è il pivot. La Siria è il punto di riferimento fondamentale della geopolitica mediterranea. Cosa successe a Napoleone? A Napoleone successe una cosa brutta, con tutto che Napoleone aveva delle truppe che si muovevano, perché Napoleone sapeva perfettamente che le vittorie di Giulio Cesare erano determinate dalla velocità con cui lui si muoveva, tant'è vero che in brevissimo tempo Giulio Cesare, partendo dall'Egitto, raggiunse la Siria. Napoleone invece disgraziatamente ha dovuto incappare in una serie di difficoltà di carattere non solo logistico ma anche di carattere ambientale, temperature alte e quant'altro, e malgrado avesse avuto una grande vittoria contro i Mamelucchi alle foci del Nilo, ebbe grosse difficoltà nell'affrontare la spedizione di Siria, tant'è vero che a un certo punto dovette ritirarsi, lasciando però nel suo ritiro un lungo e ampio strascico di sangue. Non entriamo nel merito, ti voglio fare... però dobbiamo dire una cosa: Napoleone si trovò a un certo punto di fronte alla resistenza molto forte dell'impero turco, che era aiutato dall'Inghilterra, e allora questo dovrebbe incominciare
a far pensare le persone. Se l'Inghilterra all'inizio dell'Ottocento, alla fine del Settecento, era così impegnata nella difesa della Siria, significa che la Siria era, come è, un punto di riferimento, un pivot geopolitico importantissimo. Adesso dimmi quello che vuoi dire tu. No, vabbè, confermo, e tu non ne hai bisogno delle mie conferme, basta vedere il punto geografico in cui è posizionata, ed è proprio nel punto in cui si incrocia l'asse nord con l'est-ovest, passava anche di lì volendo la Via della Seta, e allo stesso tempo collegava tutto. Cosa significa la Via della Seta? Quando noi diciamo passava la Via della Seta, il 90% delle persone che sanno tanto cosa significa la Via della Seta immaginano un gruppo di mercanti che clopin, no? A piedi, passo dopo passo, aggrappandosi alla coda del cammello, partono di lì e vanno a Pechino. Ma il punto d'arrivo è Pechino. Perché l'unica maniera per arrivare... Abbiamo qui il gatto, benissimo. L'unica maniera per arrivare a Pechino via terra... Accademia. L'unica maniera per arrivare a Pechino via terra è quella di passare dal Libano, del Libano e dalla Siria. No, ma quello ripeto, è il punto. Quindi Libano e la Siria sono la porta d'accesso non solo alla Russia ma anche a Pechino. Certo, ma ripeto, lì se uno va a vedere la posizione geografica si incrociano, alla tua salute. Si incrociano due assi, quello verticale che va a finire giù fino all'Arabia Saudita e va su fino agli Urali, e poi c'è l'est-ovest che è Grecia, Turchia e va verso l'Asia. Ma volevo farti una domanda, tu prima hai parlato di Napoleone nella campagna della Siria, no? E io ti voglio fare un salto storico, sempre con la mia collaboratrice qui, eccola, vedi? Allora, la Francia, no? La Francia, che con Hollande, no? Sembrava aver cambiato registro. A proposito di gatti, poi ti dirò un importantissimo che ho visto ieri sera in TV. No, ma lei è birba, c'ha 2 o 3 mesi, guarda, si tiene in un pugno di mano. Sono delle birbe questi. Io purtroppo adoro i gatti in maniera spropositata, ma questo è il mio debole. Dicevo, la Francia di Hollande, che sembrava diversa dalla Francia di Sarkozy, di fatto, come Sarkozy è stato sugli attenti all'America e è andato a fare il gioco sporco in Libia bombardando, la stessa cosa vuole fare Hollande, perché vuole tenere testa Obama per bombardare la Siria. Ma questa no, vuole tenere testa, vuole vedere chi è che bombarda per primo. Ecco. Ora, ci spieghi. E cioè chi se la piglierà in testa per primo. Io mi auguro che Hollande ritorni subito sulle sue posizioni, se no vada pure avanti, farà una brutta fine, come merita. Ci spieghi, sto però, cialtrone. Ci spieghi un attimino, come mi hai detto l'altro ieri per telefono, cioè perché la Francia passa da questi opposti, no? La Francia di De Gaulle, la Francia di Mitterrand, la Francia di Sarkozy, cioè come mai passa, diciamo, da questi opposti a affrontare l'America quando voleva indietro il suo oro, fino a diventare quasi una nazione scendiletto? Cioè, come mai? Spiegamici un po' la Francia secondo te. Senti, io ti parlo sulla base delle conoscenze in mio possesso, che non sono ovviamente illimitate, perché non sono uno studioso di geopolitica, lo sono sì, perché c'è un grande interesse per questo argomento, ma lo sono come dilettante. La mia professione è un'altra cosa. Posso fare delle ipotesi. Queste ipotesi, io però le vado suffragando sempre sulla base di precise e sostanziali letture.
Allora, per ritornare alla faccenda di Napoleone, guarda che Napoleone aveva puntato sulla Siria e non ci è riuscito, e da quel momento in poi ha potuto fare ben poco. In ogni caso, ricordiamoci sempre, questo è un testo fondamentale, eh? Fernando Pratt, Napoleone e l'Oriente, Edizioni Principato, è un testo, mi pare, degli anni 40-50. Leggiamo una cosa, una considerazione che fa Napoleone in questo suo libro dedicato alle guerre di Giulio Cesare. Le galere, guarda le considerazioni che si fanno, perché la politica, la geopolitica, si fa seguendo il dettaglio di tutto. Perché quando oggi questi mi parlano che vogliono attaccare la Siria, ma che cosa attacchi? Con 4 cacciatorpedinieri? Dice che gli americani hanno mandato 3 o 4 cacciatorpedinieri. Cosa vuoi che facciano 4 cacciatorpedinieri? Si vanno lì per farci affondare. Mi auguro che ciò avvenga, così smettono di rompere i coglioni. Però, insomma, le cose stanno così. La nave che Putin sta mandando negli stessi luoghi è una nave ad altissimo livello tecnologico che in 10 minuti si mangia i cacciatorpedinieri americani. Comunque, sentiamo quello, le considerazioni che fa Napoleone, che sono delle considerazioni importantissime. Ricordiamoci che Napoleone è uomo di terra, è generale, nasce come grande vincitore di terra, pur per ragioni ovvie deve tener conto che esiste una guerra sui mari e che all'epoca la regina dei mari era l'Inghilterra e lei è rimasta proprio vincendo sui mari Napoleone. Chi si vuole addentrare nella materia sa dove andare a trovare le questioni. Quando dice Napoleone, dice, le barcolpi di cannone, e poiché l'effetto del cannone dipende dalla sua posizione, l'arte di manovrare e di assumere la posizione corretta decide le battaglie navali. 4 parole molto concrete. Valevano ai tempi di Giulio Cesare, valevano ai tempi della battaglia di Azio, valevano ai tempi della battaglia di Lepanto, dove i cristiani vinsero semplicemente perché i veneziani avevano schierato 3 galeazze e 3. Allora, 3 galeazze e 3. 3, ho capito. Contro uno schieramento di navi, 500-600 navi, sono bastate 3 galeazze e 3 per bruciare questa gente, capito? Ecco, e così come è bastata la 10ª massa di Junio Valerio Borghese per tenere ferma la flotta inglese nel Mediterraneo, peccato che chi doveva trarne vantaggio non lo ha fatto grazie al tradimento dei soliti ammiragli italiani. Ma questa è un'altra faccenda. Veniamo a noi. Però la domanda era un'altra. No, fammi finire questo che è importante. La vittoria è decisa da 200 bocche da fuoco che smantellano le navi, interrompono le manovre, abbattono gli alberi e vomitano la morte da lontano. Allora Napoleone queste cose le sapeva. Siccome le sapeva, perché le ha scritte, perché è successo a Bukir? È quello che vi chiedo. A Bukir è stata quella vittoria inglese che ha bloccato Napoleone, perché a Napoleone gli ha tolto la possibilità di avere dei rifornimenti. Perché è successo Trafalgar? È successo Trafalgar perché Napoleone non aveva avuto la stessa accortezza che lui aveva nelle battaglie di terra, pensando che qualche ammiraglio, sia pure non francese, potesse risolvere il problema. È bastato un Nelson per distruggere tutte le velleità di Napoleone, per terra e per mare. La tecnica navale ha acquisito un'altra importanza. Le battaglie navali non hanno niente in comune
con quelle terrestri. L'arte del cannoniere dipende da quella della manovra che regola il vascello, dando alle batterie posizioni di infilata o presentandolo al fuoco delle palle nemiche nella posizione più vantaggiosa. Beh, fosse che Nelson ha letto quest'opera di Napoleone? Se a questa tattica particolare di ogni vascello unite il principio di tattica generale per cui ogni imbarcazione deve manovrare nel modo più confacente alla sua posizione e dalla circostanza in cui si trova, per attaccare un vascello nemico e tempestarlo di palle il più possibile avrete il segreto delle vittorie navali. Le galere erano imbarcazioni con remi molto lunghi, con scarsa alberatura e poche vele, incapaci di sostenere il vento, bloccare e incrociare. La superiorità sul mare non dava gli stessi vantaggi che da oggi. Non impediva di attraversare il mare sia l'Adriatico che il Mediterraneo. Cesare, Antonio passano l'Adriatico da Brindisi in Epiro, davanti a flotte superiori. Cesare passa in Africa dalla Sicilia. Attenzione! Aspetta, fermati! Perché Napoleone si è attenuto a tutte queste regole. Fammi finire. Benché Pompeo sia stato quasi costantemente padrone del mare, non ne ha tratto un grosso vantaggio. Ricordiamoci che Napoleone riuscì a svicolare perché dovette ritornare rapidamente a Parigi, che gli stavano preparando un colpo di Stato. Dovette ritornare a Parigi, sfidò gli inglesi che tenevano il Mediterraneo in lungo e in largo e con una sola barca riuscì a fregare gli inglesi. Se no finiva tutto lì, in Egitto, tra l'Egitto e la Siria. Seguito Napoleone, non si potrebbe certamente applicare alla marina degli antichi la massima oggi valida per cui il tridente di Nettuno è lo scettro del mondo. Napoleone scriveva questa cosa ed è questo il punto di arrivo che io ti do come risposta alla tua domanda. Il tridente di Nettuno è lo scettro del mondo. Chi non lo capisce ha perso tutto, a cominciare dall'America che si sta giocando tutto per salvaguardarsi la sua posizione, no? Nel tridente di Nettuno, e se la sta giocando tutta, capito? Perché sa perfettamente che Napoleone aveva ragione. Il controllo del tridente di Nettuno significa controllare il mondo. Chi ha in mano il Mediterraneo ha in mano il mondo. Questa è la risposta che ti do. Allora, quale può essere la strategia francese? No, però aspetta, prima di andare sulla lettura della Francia odierna, ti volevo dare un elemento storico. Tu hai citato l'ammiraglio Nelson, Orazio Nelson. Devi sapere che qui non molto... Da non scambiare con Orazio Ferniani. No. Nostro amico Orazio Ferniani. Tra l'altro l'ammiraglio Nelson poi morì nella battaglia di Trafalgar. Dicevo, proprio qui a Bronte c'è un castello di Nelson, perché in quel periodo l'Inghilterra aveva come base la Sicilia, o perlomeno la Sicilia orientale, e considerava il Mediterraneo Mare Nostrum. E Nelson, l'ammiraglio Nelson, fu uno che diede una bella badosta a Napoleone per mare. No, era solo una Beh, la batosta no, allora diciamo subito che la batosta fu data a un ammiraglio spagnolo che poi alla fine finì suicida dalla vergogna, che era quello che comandava la flotta, che disgraziatamente per noi era una flotta spagnola. Allora se noi andiamo a guardare le tradizioni, la flotta spagnola era l'erede di quella flotta spagnola che si andò a sfasciare la famosa Invincible Armada,
Che si andò a sfasciare sulle coste dell'Inghilterra, da dove avrebbe potuto tranquillamente vincere e togliere l'Inghilterra dalla circolazione. Non l'ha fatto. Allora, qui ci sono delle tradizioni, però la colpa di Napoleone è stata sicuramente quella di aver affidato agli spagnoli il controllo della sua flotta, perché all'epoca quella era la sua flotta. Certo. È chiaro, no? Sì, ho capito. Ecco, e questo è una... E questo qui è un aspetto che dobbiamo dire, importantissimo. L'altro che... aspetto, te lo ripeto, dimmi. No, l'altro aspetto è che Nelson fu il massacratore dei patrioti italiani, perché quando la Repubblica Napoletana del 1799 si arrese a discrezione alle truppe inglesi, Nelson fece poi impiccare tutti gli esponenti di spicco di quella repubblica, i quali si erano fidati della parola degli inglesi. Mai, errore grande. Mai. E ricorderò il grande giurista pagano, il quale fu quello che poi fece, da una parte collaborò alla Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799, fece le trattative di resa, avendo il massimo delle garanzie, e fece la fine di Imre Nagy, che era l'esponente del governo ungherese, il quale si arrese alle truppe dell'URSS, anche quello dopo accordi, dopo la famosa rivolta ungherese del 1956, e fu regolarmente impiccato da Khrushchev o da chi per lui. Comunque andiamo invece alla Francia dei nostri giorni. Quindi tu... Allora l'ipotesi che io posso fare è molto semplice. In politica e soprattutto in geopolitica i giochi sono più complessi di quanto non si creda. Una potenza può mettersi apertamente contro un'altra potenza. Una potenza può fingere di collaborare e un'altra può fare di peggio, mettersi all'avanguardia, anticipare, ignorando completamente le garanzie nei confronti del perdente eventuale, e anticipare per prendere in mano delle posizioni che in realtà non gli spetterebbero e che spetterebbero poi alla potenza più grande qualora questa riuscisse a vincere e a conquistare un territorio. Allora la mia impressione è una impressione molto squallida che mi hanno dato sia Sarkozy, un microbo umano e un personaggio di uno squallore totale dal punto di vista morale, fisico, razziale, quello che vuoi, e quest'altro che gli tiene bondone. Però questi due personaggi, che sono due superfetazioni, due invenzioni dell'establishment che conosciamo, sono fatalmente sganciati e staccati dal popolo francese, il quale popolo francese sta dando giorno dopo giorno un consenso sempre maggiore a Le Pen, e questo è una cosa che mi piace molto. Le Pen ha preso posizione, e non si sarebbe capito diversamente, ha preso posizione contro un qualsiasi intervento ed a favore della Siria. È l'unica arma praticabile per la Francia. C'è sempre, secondo me, c'è sempre il discorso di quella famosa Statua della Libertà, no? Quando ci fu la indipendenza dell'America, la Francia regalò sta benedetta Statua della Libertà, e c'è una specie di legame, come posso dire, filosofico forse tra le due nazioni. Ecco perché magari la Francia sta sempre al fianco di queste battaglie anche folli dell'America, anche se però ci fu poi un periodo in cui la Francia, soprattutto quando Nixon disse
che non c'era più copertura dopo. A De Gaulle. Ecco, ma raccontaci bene quel periodo lì. Quella non era una Francia piegata ai voleri americani, no? Raccontacelo un po' quel periodo. Praticamente il governo De Gaulle si è verificato due volte. La prima nell'immediato secondo dopoguerra. Mi senti? Sì, sì, forte e chiaro. Mi senti? Sì, sì. E la seconda è la seconda dopo la cosiddetta rivoluzione 68esca. Allora ricordiamoci che il 68 fu un'operazione nata e sviluppatasi negli Stati Uniti, tant'è vero che poi si inventarono anche i leader, no? Voi sapete che una delle caratteristiche delle cosiddette democrazie assembleari è questa, che i leader vengono inventati da chi ha in mano i media, no? Perché nell'assemblea ci sono talmente teste calde, una tale quantità di teste calde, che è difficile trovare in queste assemblee il vero autentico leader. Allora i leader vengono inventati. Allora abbiamo Cohn Bendit, abbiamo uno che soprannominavano il rosso, abbiamo Henri Lévy, un intellettuale che a tutt'oggi si distingue per il livore con cui scrive sul nostro giornale Il Corriere della Serva, che io chiamerei dispensatore automatico di minchiate, e recentemente Henri Lévy ha scritto un articolo infame contro il governo siriano. Sarebbe meglio che pensasse a sua moglie, a sua figlia, a sua madre o a sua sorella, non so, sarebbe meglio che scrivesse queste cose o mandasse un messaggio a un'altra delle sue correligionarie. Anche lei rossa di capelli, ma insomma non entriamo nel merito. Ti posso fermare un attimo? C'è, sì. A proposito di leader, mi hai fatto venire in mente un grandioso film di Sergio Leone, Giù la testa. Giù la testa, eccezionale. Perché? Perché c'è una tale sapienza dentro quel film che... È un capolavoro. No, ma a proposito di leader, no? C'è questo banditello che ha solo in testa di rapinare la banca di Città del Messico, e alla fine tutti gli altri, proprio con scherzi da prete si può dire in questa maniera, praticamente lo fanno diventare leader del movimento di liberazione. Non so se ti ricordi la trama, è eccezionale. Ricordo benissimo. C'è il personaggio, è interpretato da un grandissimo attore che è Rod Steiger. Ah sì, 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 esatto. E praticamente questa alla fine voleva solo rapinare la banca, però si ritrova leader, sì, del movimento di rivoluzione. Va bene, dai. Qualsiasi rivalutazione della figura di Stalin è del tutto casuale. Certo. Tant'è vero che Stalin era un rapinatore di banche. E per tornare alla faccenda della Siria, ci sono un altro paio di cose da dire. Allora, dopo il 68 ci fu la rivolta, autentica rivolta del popolo francese, che è un popolo che certe sovrapposizioni non le ha mai accettate. Questa rivolta riportò per la seconda volta De Gaulle al potere. De Gaulle ne approfittò per fare una riforma istituzionale importantissima e creare la Repubblica Presidenziale. Sistema politico che si regge ancora oggi. Tra parentesi, la Repubblica Presidenziale di De Gaulle era molto vicino alla Repubblica dell'État français, lo Stato francese, quello che aveva come presidente Pétain e quello che era alleato con l'Italia e la Germania durante il secondo conflitto mondiale. L'État français, cioè lo Stato francese, la Francia di Vichy, era stata anche quella che controllava la Siria.
per il cui possesso combatterono gli inglesi che provenivano dall'Iraq dopo aver bloccato la rivoluzione irachena, perché le truppe italo-tedesche nulla fecero, cioè i governi, le strategie estere italo-tedesche nulla fecero per aiutare la rivoluzione irachena, laddove sarebbe partito tutto di lì, e gli inglesi vinsero anche in Siria dopo una battaglia durata per lunghissimo tempo, perché i francesi non mollarono. Quindi, ritorniamo al discorso iniziale. Per i francesi la Siria è sempre stata un punto importantissimo, un riferimento geopolitico essenziale al quale potrebbero comunque ritornare con delle trattative più o meno segrete con il capo dell'attuale governo siriano. Ricordiamoci che una definizione del popolo siriano è questa, dice un'anima musulmana in un cervello francese. Ma io, è verissimo, perché sono moltissimi i siriani che sono in Europa a studiare, moltissimi sono in Italia, moltissimi sono anche in Francia, e non credo che questi accetteranno di essere controllati, dominati dalle truppe variopinte e mercenarie di lanzichenecchi spinte in avanti, no? A distruggere, spinte in avanti dall'impero USA-Israel, a distruggere, a devastare, così come le truppe lanzichenecche nel 1521 distrussero Roma dopo un lungo assedio, capito? Visto che siamo arrivati a questo punto, facciamola questa riflessione. Allora, cosa abbiamo sul piatto della bilancia? Sul piatto della bilancia abbiamo l'Inghilterra che si è tirata indietro, perché ha detto, dopo la figura di cacca che abbiamo fatto con Blair, che aveva detto che c'erano le armi chimiche in Iraq e non c'erano, noi è meglio... Vabbè, ma quella è una giustificazione. Quella è una giustificazione. L'Inghilterra non si mette con i perdenti. Nel momento in cui l'Inghilterra molla gli Stati Uniti, significa che gli Stati Uniti hanno perso. Nella loro vana speranza... Da mito dei giganti, che, no, che vogliono avere in mano tutto e si ritrovano con un ditino infilato nel sedere, capito? L'Inghilterra è l'ago della bilancia, non ci sta con gli americani perché sa che gli americani sono perdenti. Vabbè, però in ogni caso il Parlamento, la Camera Alta dei Lord lì ha votato il non intervento. La Francia La Francia, che come hai appena detto tu, ma secondo me perché ancora in testa hanno quel malsano senso di imperialismo, hanno detto invece... Ma non si mettono al servizio degli americani per il loro imperialismo, sanno che il loro possibile imperialismo non può essere in subordine, può essere in alternativa a quello americano. Però alla fine c'è questo Obama... che proprio ieri, mi pare, faceva appello alla comunità internazionale di non essere lasciato solo contro le armi chimiche di Assad, che è una follia solo a pensarlo, no? Voglio dire. No, ti immagini il lupo dell'agnello, il lupo della favola del lupo e dell'agnello, no? Che siccome l'agnello gli dice vedi di non rompere i coglioni, il lupo comincia a dire non lasciatevi solo, no? cacciatori, capito? Pastori, venite in aiuto, non lasciatemi solo contro l'agnello. Sì, ma qui la favola di Fedro si applica al 200%, cioè questi vogliono assolutamente una scusa per entrare a combattere in Siria, però adesso la scacchiera è diventata veramente complessa, perché l'Iran, il capo spirituale dell'Iran ha detto se tu attacchi la Siria io bombardo Israele, giustamente, no? Esattamente. Però ci fosse stato... La Russia che cosa ha detto? Ci fosse stato un telegiornale però che nessuno ha riportato sta notizia, insomma. Ma il telegiornale è un conta niente, capito?
No, tu invece l'altro giorno mi avevi fatto fare una riflessione e mi hai detto Obama sì. non può mollare perché perderebbe la faccia. Spiegami un attimino cosa volevi dire. No, io non ho detto che Obama non può mollare. Ho detto che Obama è costretto a trovare una soluzione di compromesso per due ragioni. La prima, perché Obama oggi è spinto a quella posizione per far fronte all'opposizione dei repubblicani, che è la cosa più importante. Obama non avrebbe personalmente e come linea politica del Partito Democratico non avrebbe mai attaccato. Ricordiamoci che la stessa operazione è per cui un barlamento allora Carter dovette... Quando uno dice io attacco, non è detto che voglia attaccare. Ah. Ad esempio, noi sappiamo che c'è a capo di Israele c'è un personaggio che si chiama Bibi, il quale fa la faccia feroce. E se c'è uno che è una persona che sta cercando in qualsiasi maniera un accordo per vivere in pace, è proprio Bibi. Solo che per tenere a bada i falchi che ci sono in quell'infame paese, no? Che quel governo che noi chiamiamo appunto della entità sionista, perché non lo riconosciamo come Stato, per tenere a bada questo deve fare la faccia feroce. La stessa cosa riguardo Obama. La stessa logica che portò Carter a attaccare direttamente l'Iran, mandando le teste di cuoio, e le teste di cuoio non fecero a tempo a atterrare in una zona presunta, recondita dell'Iran stesso, che si trovarono investiti da una pioggia di bombe per cui morirono tutti. Cade anche il governo di Carter, ma era quello che volevano i repubblicani. Certo. Quindi la situazione è di questo tipo. La situazione all'interno degli Stati Uniti è flebile, però ricordiamo che dagli ultimi dati risulta che l'82% della popolazione americana non vuole la guerra. Perché? Perché sanno che le prendono. Le stanno prendendo in Afghanistan, le stanno prendendo in Iraq, le hanno preso nel Vietnam, le hanno preso in Corea, la gente dice vacce tu, no? Ma non solo, c'è un movimento di soldati americani che si stanno tra l'altro facendo pure fotografare, cosa che non si potrebbe fare, dicendo no, noi questa battaglia in Siria non la vogliamo fare. Tra l'altro si stanno scontrando con una cosa bellissima, cioè un conto è che tu sei soldato siriano perché credi alla tua nazione, credi alla tua terra, credi alla tua identità. E la vuoi difendere di fronte a un'aggressione esterna. Credi nei tuoi padri, nella tua storia. Un conto è che tu sei un mercenario, ti pago, finché mi paghi vado a tagliare le gole, quando non mi paghi più sai che c'è, ma chi te se frega? Sono due soldati che non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro. Chiamiamoli soldati. Uno vale 10 dell'altro, capito? E c'è niente da fare. No, ti dirò di più, per le conoscenze che feci a suo tempo, parlo di una ventina d'anni fa con alcuni studenti siriani che studiavano qui all'Università di Roma, erano tutti accesi nazionalisti. E io ricordo che uno che doveva laurearsi, eccetera, lo richiamarono alle armi e lui partì senza nemmeno fare delle obiezioni e dire lasciate un minuto di tempo per laurearmi, cosa che un italiano avrebbe fatto sicuramente. Lui ha preso e partito. Quindi questi sono i siriani, queste sono le persone contro le quali gli americani vorrebbero mandare i loro tagliagola. Allora, io però, tu prima avevi parlato di una cosa importante, voglio far vedere un libro che ho già fatto vedere, che però è bene che si veda di nuovo. Il libro è questo. The
del grande scrittore geopolitico Fonsisca, Le alleanze dell'Inghilterra. Questo è stato scritto nel 1940. Allora, che un grande geopolitico come Sisca abbia pensato bene di scrivere un libro sulle alleanze dell'Inghilterra, significa che l'Inghilterra le sceglie bene le sue alleanze. Allora, voglio leggerti una parte, perché le cose bisogna conoscerle, se no non si conoscono. Stai ben attento, stiamo ben attenti le cose come stanno, perché dice la spedizione italiana in Abissinia. Momento. Mentre italiani e inglesi facevano i loro preparativi, neppure i francesi erano rimasti inerti. Essi si erano frattanto procurati in Etiopia una concessione ferroviaria e costruivano la loro linea da Gibuti ad Addis Abeba. Linea che, dopo il fallimento del piano italiano, Londra tentò di assicurarsi, come già si era assicurata, il canale di Suez. Questo per dire che, no, le amministrazioni di politica estera di questi paesi non stanno con le mani in mano. E se si delinea una possibilità di una guerra, è perché prima ci hanno pensato tante volte. Però oggi non è come ieri, quando c'era il dominio assoluto degli Stati Uniti d'America nel 1944, poterono imporre a Bretton Woods quello che volevano. Oggi non lo possono più fare, perché gli americani non hanno più niente in mano, non hanno nessuna arma. Stanno tutti contro e man mano che gli altri popoli si rendono conto che gli americani stanno perdendo margini di potere, e questi qui maggiormente si rafforzano, no? Come si fa sempre, no? Il principio fondamentale di Sun Tzu, l'arte della guerra, bastona il cane mentre sta annegando. Ora, quello che sta annegando adesso è Obama, capito? Sì. Andiamo avanti. Allora, una concessione ferroviaria e costruivano la loro linea da Gibuti ad Addis Abeba, linea che, dopo il fallimento del piano italiano, Londra tentò di assicurarsi, come già si era assicurata, il canale di Suez. Voleva portare via ai francesi anche la linea Gibuti Addis Abeba. Ricordiamoci che Gibuti resta tutt'oggi un punto di riferimento importantissimo. Io direi che la Siria e i Gibuti sono i punti essenziali, o Gibuti o qualche porto lì vicino, perché è lì che esce il petrolio che i cinesi succhiano dall'Africa centrale per immetterlo nel Golfo Persico, da cui poi le petroliere cinesi portano il petrolio in Cina, dove la Cina ne ha un grande bisogno. Proseguiamo. Non essendole ciò riuscito, nel dicembre 1918, per iniziativa del Foreign Office, fu fondata la Abyssinian Corporation con capitale di 1 milione di sterline. Quindi nel 18 nasce una società privata, e sottolineo privata, ma in realtà per volontà del Foreign Office, come sono tutte queste organizzazioni nominalmente private. Dietro c'è sempre lo zampino di loro signori, no? Il suo direttore generale, Ray, un alto funzionario del Ministero delle Munizioni inglesi, ed il vicepresidente Sir Federico Lagarde, già governatore della Nigeria, ottennero con l'aiuto dell'ambasciata inglese vaste concessioni cotoniere e tutti i diritti minerari nell'Arar. Signori miei, queste erano operazioni colonialiste belle e buone che si stavano facendo alle spalle dell'Italia, quando noi
veniamo accusati da questa testa di cazzo, di nostri pseudoconcittadini, di aver invaso la Abissinia, noi abbiamo invaso la Abissinia per toglierla dalle grinfie degli inglesi. Essi si misero a rilevare le vecchie ditte commerciali dell'Etiopia, dichiarando apertamente di voler comprare tutta la Abissinia. Capito? Certo. Dica tutto. E poiché anche l'Italia non aveva mai dimenticato i propri progetti, Londra fece ritorno al metodo italiano. Sì, vado avanti io. Bene. Concludendo con Roma. Lo faccio io. Nel dicembre 25, con Roma nel dicembre 25, noi la spedizione in Abissinia l'abbiamo fatta nel 36, un nuovo trattato di spartizione nel febbraio 34 ebbero luogo infine le trattative segrete nelle quali l'Italia barattò la propria influenza sull'Arabia meridionale contro il consenso britannico alla guerra in Abissinia. Le famose concessioni di Nassiria, dove noi siamo ritornati con la scusa di dare manforte agli americani che facevano la guerra contro Saddam Hussein. Quindi anche lì è vero che noi ci siamo andati come truppe di rinforzo degli americani, ma altrettanto vero che avevamo trattato in cambio delle concessioni petrolifere. Tant'è vero poi che a un certo punto, siccome nelle trattative non aveva partecipato chi di dovere, fecero scoppiare una bomba e morirono moltissimi soldati italiani. Ecco. Parla. Una cosa. A proposito della campagna d'Etiopia e per la testa di cavolo che ancora oggi non ha capito un cavolo di quello che facemmo allora, c'è un articolo molto illuminante che si trova in rete, scritto dal povero Alberto Bernardino Mariantomi, che veramente non si finisce mai di rimpiangerlo, che si intitola Le ragioni di un torto. Io invito tutti a andarselo a leggere per capire, perché si parla solo di fatti e non di chiacchiere, e che dimostra perché e per come noi andammo là. Tutto qua. Ma in ogni caso, eccolo qui la risposta. Ma no, qua hai detto tu. Noi siamo andati lì mica perché ci dovevamo andare noi. Se lo stava pigliando tutto l'Inghilterra. Dicevo, oh, vuoi dare qualcosa anche a me? Certo, certo. Ma infatti Bernardino lo spiega bene, Mario Antonio, scusa, in quell'articolo lì. Certo. Allora, l'Italia si armava come non aveva fatto mai. Al fascismo non stava soltanto a cuore la conquista di nuove terre per i suoi coloni e non per succhiare il sangue come fanno gli ebrei che hanno in mano Wall Street e la City. Esso voleva altresì cancellare la sconfitta di Adua, e questo è verissimo, è importantissimo. Il consenso che ebbe il fascismo dopo la conquista dell'Etiopia è perché il fascismo, Mussolini, risolse una vecchia conflittualità interna al popolo italiano che non riusciva a sopportare quella terribile sconfitta di Adua, preceduta poco tempo prima, cioè 10 anni prima, da un'altra incredibile, vergognosa sconfitta, che fu il massacro di Dogali, dove furono massacrati 500 connazionali, come ricorda Piazza dei 500, nella piazza centrale della stazione di Roma. Bene. Va bene. Allora, fu sempre più manifesto che questa volta si entrava in guerra ben altrimenti preparati che sotto crispi. La Abissinia ebbe paura ed avvenne infine quello che l'Inghilterra aspettava. Il Negus volle comperare l'assistenza britannica, pagandola col boccone così lungamente conteso. Il 10 maggio 1935 Addis Abeba invitava Londra ad inviare rappresentanti inglesi, sudanesi ed egiziani onde trattare i particolari della concessione della regione del lago Tana. Ecco che cosa ha fatto l'Abissinia. In cambio del sostegno inglese, diede in cambio quello che agli inglesi non gli aveva mai dato, cioè tutta la zona circostante il lago Tana. Perché? Perché gli inglesi volevano garantirsi il controllo del Nilo, perché il Nilo garantiva, come garantiva allora, come garantisce oggi, il controllo di tutta l'Africa,
Allora, se tu arrivi al lago Tana e metti dei contrafforti e metti delle dighe, non arriva più l'acqua in tutto il Sudan e l'Egitto. Ecco quello che inglesi e americani temono dalla presenza dei cinesi nell'Africa del Sud, cioè del Sud Sudan e del Nord Sudan. Bene, io direi che abbiamo fatto il nostro bel pezzo, come si dice in gergo. Vorrei dare un'ultima notizia. Dimmi. Un'ultima notizia, dura un minuto, Anna. Mi riferivo a circa un'ora e mezza fa, sul televideo Mediaset, è apparsa una notizia che fa da ridere. A un certo punto si legge, Obama non attaccherebbe la Siria se il presidente Assad firmasse per il bando contro le armi chimiche. Mi sembra una cosa un po' disperata, non so come... Lascia voi l'interpretazione. Queste cose non le fanno nemmeno i bambini, quei bambini che si scambiano le caccole del naso, no? Per gioco, no? Sì, sì. Dice allora io ti regalo due caccole se tu non ne mangi una, capito? La cosa è così. Basta così. Va bene, dai. Mamma mia. Per oggi alla nostra dose. Va bene, ragazzi, vi saluto allora. La nostra dose di cattiveria. Il vostro buon cuore. Buona abbiamo felicità. Tante altre cose da dire, diremo la volta prossima. Allora. Va bene. Ciao. Ciao allora.